Amici di Onda Libera, siamo col maestro Vinicius qui nella casa circondariale di Fila Fastigi, dove oggi ha tenuto uno spettacolo. Ma com'è nata la sua passione per la chitarra? Giulia, prima di tutto è un piacere parlare con te, no, diamoci del tuo, è più facile, no? E a tutti gli ascoltatori, i web ascoltatori, giusto, di Onda Libera. Vedi, la mia passione per la chitarra è nata in questo modo. Io ero ancora un bambino, avevo 6-7 anni di età, e succedeva questa cosa. Abitavo, la mia famiglia in quell'epoca abitava in una città che si chiama Congonhas do Campo. Congonhas do Campo fa parte di quella parte turistica del Brasile coloniale. Il Brasile coloniale sarebbe il Brasile che è stato colonizzato dai portoghesi, no? Allora, come in quello periodo non esisteva la violenza che esiste oggi, no? I pericoli che ci sono, i miei compagni piccolini passavano davanti a casa mia e la mia mamma mi consegnava il gruppo e andavamo alla scuola. E così tutti i giorni, andate e ritorno, andate e ritorno. Un giorno lei non mi vede in questa, con il gruppo, è rimasta un po' preoccupata. E chiedeva, ma dov'è Marquinhos? Che è piccolo Marcos, no? Dov'è Marquinhos? È rimasto lì, nessuno diceva niente, sono andati. Passato un tempo, la mia mamma, adesso faccio la stessa strada, come una città molto piccolina, no? Non era così preoccupata. Allora, mi ha trovato in un negozio che vendeva di tutto. Allora, ti dico cosa vendeva, che vendeva. Carta igienica, aspirina, pappagalli, uccellini di tutti i tipi, riso, fagioli, però c'era una chitarra appesa così. Io ero davanti a questa chitarra e non mi muovevo. Fortunatamente, il proprietario di questa loggia, di questo negozio, era un amico di mio papà, che era già morto. Purtroppo l'ho perso quando era molto giovane. E la mia mamma, quando è venuta, il signore ha detto, dona, sei lì. Questo bambino è qua che guarda questa chitarra. Ho detto a lui di andare, che la mamma rimane preoccupata, ma non voleva uscire. In quel giorno la mia mamma, non so, oggi penso che è proprio Dio che ha messo la mano, perché la mia mamma non poteva comprare la chitarra, sai, perché mio papà, come è morto così, no, a 36 anni, c'è, cioè un bambino, ci ha lasciato in una situazione un po'. Ma anche così lei mi ha preso a rate quella chitarra. Infatti una delle mie opere che suono normalmente in concerto, si chiama Midnight Valse, è dedicato a lei. Perché ogni momento che sto suonando c'è sempre il suo sguardo, grazie a Dio è viva, il suo sorriso, il suo abbraccio e anche le sue difficoltà per comprare la chitarra. È questo che è stato il mio inizio. E quindi da lì poi collaborazioni internazionali, sì, e fama. Ma questa, come ha conosciuto poi la casa circondariale di Pesaro? E come è nata questa? È nata in questo modo. Io, oltre a fare le mie normali tournée, no? I concerti, tutto questo, io chiedo sempre di fare qualche concerto di beneficenza. Ma ormai ho imparato che il concerto di beneficenza non deve chiedere soldi. Io faccio così, se uno deve fare un concerto di beneficenza, invece di portare 10 euro, 20 euro, porta un chilo di riso, un chilo di fagioli, ok? Un litro di latte, perché così lo so che quello, qualcuno che avrà bisogno, mangerà. Ok? Ci siamo? Però questa esperienza di suonare è venuta quando ho conosciuto Marco V, da tanto tempo fa, quasi 15 anni che lo conosco, lo so che lui lavora molto su questo. E questa esperienza io non ho mai vissuto. Perché tutte le altre esperienze sono basate sulla libertà. Uno va, poi esce dal concerto, se vuoi bere, bevi, se vuoi a casa, se vuoi trovare la fidanzata. E questa esperienza qua è unica, perché la libertà non c'è. L'unica libertà che loro hanno potuto avere è esattamente chiudendo gli occhi, il modo come ho suonato, l'amore che ho cercato di dare, che loro potessero uscire dalle finestre della loro cella, ok? Per avere un po' di libertà, sai, che sia un pochettino, un qualcosa che possa dare a loro la possibilità di continuare avanti e affrontare tutto quello che per conto loro, per causa loro, devono affrontare, no? Ma da un'altra parte, questo volevo tenere molto presente, se io
avvicinandomi a questo, no? C'era una parte di me che fa: ma che cosa vai a fare a suonare per i detenuti che hanno commesso dei reati? Però dall'altra parte ti hanno detto così: Marco, ricordati che sono esseri umani anche, no? Che in qualche modo ad alcuni sono tolta anche la dignità, no? Delle cose. Ma la spinta più grande è questa: loro sono coscienti di quello che hanno fatto, ma la loro anima soffre senza che loro hanno la capacità di capire, di sentire che la loro anima sta soffrendo. È mentalmente che stanno soffrendo. Allora io suono per la loro anima. È questo che penso. Grazie, veramente grazie. Ok, grazie.